scamparono dell'appello che chiamò uomini e fanciulli per la rappresaglia delle Ardeatine. Scesero queste scale. Qualcuno disse l'ultima preghiera al Padre della Misericordia. Regina Celi disimpegna coi suoi laboratori anche la funzione di casa di pena, ma è antiquata e insufficiente. Accumula fino a 4 o 5 mila persone in locali che ne conterebbero al massimo 1500. La raggiera, dove i detenuti escono per la loro ora d'aria, riflette i criteri di una psicologia arretrata, secondo la quale per rieducare l'uomo bisogna umiliarlo, versargli nell'anima un senso come di morte morale, così opposta al dettame di chi non chiedeva la morte del peccatore. Uno dei confronti più serrati sul capitolo dei diritti riguarda il fermo di polizia. Deve esistere questo tipo di privazione della libertà? E quale durata deve avere? Su questo intervengono ripetutamente Dossetti, La Pira, Basso e Togliatti. Il monarchico Roberto Lucifero ricorda di essere stato, anche lui sotto il fascismo, vittima di fermi prolungati. Io penso che questa insistenza perché durasse solo 48 ore il fermo di polizia deriva proprio da quello che era stato il fascismo. Io ho conosciuto all'Assemblea Costituente tante persone che erano state nelle galere fasciste, ma si ricordavano con più terrore e con più orrore i giorni che avevano passato nelle mani della polizia prima dei processi e poi di essere mandati in galera, perché erano completamente in balia di una polizia che era diventato uno strumento, e quale strumento, nelle mani del fascismo. E quindi io penso che in questa fermezza, nel ridurre al minimo indispensabile il fermo di polizia, ci fosse un'esperienza personale, perché quelli che parlano contro il fermo di polizia oltre le 48 ore era tutta gente che aveva provato sulla sua pelle che cos'era il fermo di polizia. Ma poi c'era anche un'altra cosa che domina tutta la Costituzione, secondo me. Questo fatto della libertà e di creare un paese in cui in ogni istituzione che si esaminava, in ogni istituzione dello Stato, il principio della libertà e del rispetto degli individui, del rispetto della persona umana, fosse assolutamente garantito. Alla formulazione dell'articolo 3 in commissione, attraverso varie riscritture, avevano lavorato tra gli altri La Pira, Moro, Togliatti, Marchesi e Basso. Considero che l'articolo 3 della nostra Costituzione sia l'articolo fra i più importanti, in un certo senso si potrebbe dire addirittura il più importante della Costituzione, soprattutto mi riferisco alla sua seconda parte, che è una reale innovazione rispetto a tutte le Costituzioni tradizionali di tipo occidentale, le quali anche le più larghe garantiscono sempre dei diritti formali, ma non si preoccupano di come questi diritti possano essere realizzati veramente. Il pregio dell'articolo 3, che è stata una proposta mia alla Costituente, è che dopo aver affermato nella prima parte il diritto all'uguaglianza, il principio dell'uguaglianza come c'era per tutto, ha però aggiunto che perché questa uguaglianza diventi realtà bisogna che la Repubblica, cioè lo Stato e tutti gli organi pubblici, facciano tutto il possibile per eliminare ogni disuguaglianza reale, economica, culturale, per mettere tutti i cittadini in condizioni di poter effettivamente svolgere il loro ruolo nella vita sociale e politica del Paese. Discussione destinata a riaprirsi di tanto in tanto a fasi alterne. Il tema è obbligato e riguarda la società e l'economia. Quale deve essere il rapporto tra la piena libertà dell'iniziativa privata e i fini generali della comunità nazionale? Lo sappiamo. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana è arrivato uno sviluppo inatteso. Il miracolo italiano.
più dinamismo, più benessere. Un paese a larga base contadina che aveva poca terra e mal distribuita si è trasformato in breve in una delle potenze economiche del mondo. Sarebbe quindi giusto dire: la Repubblica ha pagato, ha dato i suoi frutti. Ma vi è una relazione tra le decisioni della Costituente del 1947 su lavoro e diritto di proprietà e l'impetuosa crescita arrivata dopo? E quale tipo di relazione? Vi è chi dice: le novità e le riforme ci sono state e hanno avuto effetto. E vi è chi obietta: è vero che la Costituzione proclama la libertà dell'iniziativa privata, però con troppi vincoli, troppi lacci e lacciuoli, come si usa dire. Concezione diversa. Il mercato, lo Stato e il suo ruolo, le esigenze della società. Ecco i punti di un dibattito che tende a riaprirsi in ognuna delle fasi dello sviluppo dell'Italia. Alla Costituente, una sintesi trovò espressione nell'articolo 41 della Costituzione. Articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. La stesura definitiva dell'articolo 41 della Costituzione è opera soprattutto di Paolo Emilio Taviani. Qui c'è implicita, c'è implicito il rifiuto del liberismo. Oggi che si parla tanto di liberismo, sia chiaro, in questo articolo c'è chiaro la non accettazione del liberismo. Perché qui oggi il liberismo, allora il liberismo era considerato addirittura un'eresia, una cosa assolutamente, perché si parlava di liberalismo, nessuno osava parlare di liberismo. Allora uno parlare di liberismo era peggio ancora che parlare di comunismo. Alla Costituente, specialmente in materia di rapporti sociali, vi fu un incontro tra solidarismo di tradizione cattolica e solidarismo della sinistra. Molti articoli della Costituzione ne portano l'impronta. Nella politica dei governi, tuttavia, ebbe poi un peso rilevante la mano di un liberale della statura di Luigi Einaudi. Le idee che vennero portate dinanzi alla Costituente avevano subito una lunga gestazione durante la guerra e dopo. Noi dovremmo fare un massimo sforzo per aumentare la produzione in ogni settore, perché solo attraverso questo possiamo aumentare, rendere sufficiente l'occupazione. Per la Democrazia Cristiana aveva avuto grande valore il convegno di Camaldoli, dove nel 1943 i cervelli più brillanti del cattolicesimo italiano avevano abbozzato un progetto per il dopofascismo, critico sia nei confronti del modello comunista sia del capitalismo realizzato. Era presente Monsignor Montini, il futuro Papa Paolo VI. I comunisti parlavano della necessità di un nuovo corso di una politica economica per la ricostruzione dell'Italia che si fondasse su di un'alleanza di classe. Quindi via libera all'iniziativa dei gruppi capitalistici e all'impresa di Stato. E niente piani economici, né di vaga ispirazione sovietica, né di impronta diversa. Lo scontro fu sul rapporto libertà e mercato, mercato o piano. E qui io voglio ricordare che lo scontro non fu molto forte nell'assemblea. Perché? Perché il Partito Comunista allora, è vero, era un partito fortemente indirizzato alla libertà economica. Nell'agosto del 1945 ci fu una grande conferenza economica del Partito Comunista in cui ci fu un professore di economia che propose una linea di pianificazione. Fu criticato duramente da tutti gli altri, che gli dissero: non se ne parla nemmeno, la nostra linea è il mercato.
Quindi, Togliatti era allievo di Einaudi. Sì, era allievo, anch'io ero allievo di Einaudi, però non era necessario essere suoi allievi e avere le sue opinioni, no? Alla Costituente la questione della direzione della politica economica assunse un aspetto diverso. Le esigenze di programmazione vennero accolte nell'articolo 41. Quelli di noi che seguivano attentamente, che incominciavano allora a seguire attentamente i problemi economici e quelli sociali, guardavano molto di più all'esempio delle grandi democrazie. Gli Stati Uniti, il New Deal rooseveltiano l'esperienza laburista inglese. Io ricordo che tra le mie letture più assidue, più coltivate, ci fu il Piano Beveridge, il libro di William Beveridge intitolato L'impiego integrale del lavoro in una società libera, Full Employment in a Free Society, reca la data del 1948, leggo qui che la traduzione è dovuta a Paolo Baffi. Sì, vabbè, avevamo letto Marx e Engels, ma poi li avevamo messi, come diceva mio nonno, in soffitta. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi di una bella e spensierata gioventù. È una povera canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove ripensando al tempo che non torna più. Quello è stato il periodo dei moti agrari. Io sono stato mandato nel 1948 ai primi di l'1 o il 2 di novembre a sedare i moti di Melissa in Calabria, quando erano stati occupati dei terreni, vi erano stati dei morti. Io fui mandato lì, Segni non voleva perché ero molto giovane e naturalmente l'impresa era molto difficile, molto delicata, ma la cosa dei ministri mi mandò, si riuscì a mettere calma. Ecco, questi fatti hanno suscitato echi profondi in tutta Italia e nel mondo. Una carovana di giornalisti, di scrittori, di intellettuali si è portata a Nizza e, guidata dall'onorevole Messinetti, sindaco di Crotone, cerca di ricostruire la tragedia non soltanto nelle sue cause immediate, ma nelle sue ragioni sociali, storiche, profonde. Dopo qualche settimana mi andò a chiamare De Gasperi e mi dice: raccontami un po' cosa è successo a Melissa. E io gli ho raccontato cosa era successo a Melissa e quali erano le condizioni in cui vivevano. Dice: ma allora dobbiamo fare la riforma agraria, dobbiamo dare le terre ai contadini. Ed io gli risposi sì, perché le condizioni in cui vivono sono condizioni che possono essere sopportate dei mesi, qualche anno, alla fine nessuno può tenere una condizione di questo genere. Credevo di aver detto una gran bella cosa, ma De Gasperi mi corresse subito e mi disse: sì, dobbiamo farlo, perché solo allora questi contadini si sentiranno cittadini della Repubblica. La legge stralcio per l'assegnazione di terre ai contadini sarà approvata nell'ottobre del 1950.